Altro che letteratura di serie B. Ora è tutto chiaro, ora che siamo arrivati alla seconda parte dello speciale di Rete 8 Libri dedicato a Pescara a luci gialle, non ci sono più dubbi. Il giallo, e forse soprattutto il giallo, è oggi più che mai romanzo sociale, rappresentazione letteraria dell'eterna lotta tra il bene e il male, tra il vizio e la virtù, tra le tribolazioni individuali e i tormenti collettivi. E forse è proprio per il loro essere specchio dei tempi che gialli, thriller, noir e così via si trovano a vivere un boom editoriale senza precedenti, che ha trovato nella televisione il suo effetto moltiplicatore, la sua ideale propaggine divulgativa. Dunque la distinzione fra letteratura con la L maiuscola e letteratura di serie B o di genere non ha più alcun senso. Il confine non esiste più o, dove resiste, è labile e molto sfrangiato. Del resto, lo stesso giallo ha perso i propri confini di genere. I protagonisti moderni sono buoni ma anche un po' cattivi e viceversa, perché la realtà ispiratrice non è più bianca o nera, ma densa di mille sfumature. Nel poliziesco moderno, per esempio, persino gli investigatori hanno il loro lato oscuro, addirittura paralecito. Vedi il caso del celeberrimo antieroe Rocco Schiavone, il commissario nato dalla penna di Antonio Manzini, inevitabilmente una delle presenze più applaudite del Festival Pescara Luci Gialle. Il Rotary Club Pescara Nord ha dunque vinto la scommessa. Da venerdì a domenica le tre giornate del giallo sono state scandite da oltre 15 appuntamenti, governati da una trentina di esperti, tra scrittori, docenti, giornalisti e blogger. Fondamentale la partecipazione attiva dell'Università d'Annunzio e di 5 istituti superiori dell'area Pescara Montesilvano. Le scuole hanno accolto la proposta di Pescara a luci gialle, ospitando per una serie di incontri con gli scrittori gli autori componenti del Comitato Tecnico Scientifico del Festival. Sono nate così alcune esperienze laboratoriali culminate nei lavori presentati durante il Festival al Teatro Sant'Andrea. A volte le cose non sono quelle che sembrano, ma la verità è evidente come l'apparenza, basta saperla guardare. La storia che vi proponiamo si intitola L'ascensore. È stata scritta dalla classe prima F del liceo scientifico Corradino d'Ascanio di Montesilvano, insieme al prof. Marco Tabellione. È stato un laboratorio impegnativo perché ha compreso un anno scolastico intero e i ragazzi hanno lavorato su questo testo e sulla testualità. È un lavoro che, pur essendo un liceo scientifico, noi facciamo curricularmente. L'impegno sui testi è fondamentale, a prescindere dall'indirizzo di studi, perché l'analisi testuale funziona anche per la lettura di un testo di matematica. Quindi ecco che abbiamo accolto con entusiasmo, anche perché è la prima volta che lavoriamo sul genere del giallo. Quindi diciamo che siete già pronti all'edizione numero 2 di Pescara Luci Gialle. Sì, indubbiamente, è stata una bellissima esperienza e penso di sì. Ogni volta che si fa un'attività di laboratorio è molto più entusiasmante per loro, perché si realizza un prodotto che poi rimane anche nei ricordi. Beh, sono comunque emozioni molto forti, perché non abbiamo mai recitato in un teatro, tantomeno di fronte ad un pubblico, quindi come nostra prima volta ci sentiamo molto emozionati, molto agitati e speriamo vada tutto bene. A mio parere, io trovo che i gialli siano molto più coinvolgenti rispetto ad un altro libro, quindi iniziare da un giallo è la strada migliore per avviarsi alla lettura. Pepe Carvaio è il protagonista di una famosa serie di polizieschi di Manuel Vázquez Montalbán, scrittore spagnolo degli anni 70. Non solo è un brillante detective, ma ama la buona tavola. Per Montalbano, detective nato dallo scrittore Andrea Camilleri, sedersi a tavola è un rito e non una necessità. E come tale il pasto va consumato in religioso silenzio, senza alcun tipo di distrazione. I nostri ragazzi hanno partecipato a una serie di laboratori per realizzare la partecipazione a questo evento e sono stati protagonisti dell'accoglienza congressuale a tutti gli eventi della manifestazione e hanno lavorato anche molto, non solo sui piatti, sull'enogastronomia, ma anche su laboratori di scrittura creativa. E sono stati dei momenti molto belli, perché sono stati momenti in cui i ragazzi hanno potuto esprimere al meglio alcune competenze dinamiche, come lo spirito di iniziativa, la creatività, la fantasia, ma sono stati anche dei bellissimi momenti di allegria e di socialità, perché anche questo è fare scuola. Per lei, professoressa?
un progetto interdisciplinare importante che ha visto unita al laboratorio di enogastronomia con i laboratori di scrittura. Sono stati prodotti diversi testi che poi confluiranno nella nostra antologia online Cibo per la mente che abbiamo attivato lo scorso anno. E quindi siamo partiti, abbiamo fatto confluire i testi, proprio anche li abbiamo fatti passare attraverso il laboratorio di enogastronomia, producendo direttamente i piatti preferiti dei 6 detectives che sono stati scelti, i detectives più famosi. Il Liceo Marconi ha risposto attraverso 2 momenti alla richiesta che c'era stata fatta appunto di Pescara Luci Gialle. Uno è stato il progetto Enigma di natura trasversale, perché noi riteniamo che abbiamo voluto anzi basarci principalmente sul processo investigativo, il quale prevede anche un elemento di tipo razionale oltre che creativo, quindi sono state coinvolte le discipline scientifiche perché c'è il processo della deduzione, dell'abduzione. E il secondo momento è stata un po' la sfida di leggere un testo molto complesso, che è quello di Gadda, il pasticciaccio brutto di via Merulana, che è stato poi da noi rivisitato, naturalmente in riduzione. A via Merulana è successo un orrore, stamattina presto. Lei era appena uscito, il dottor Fumi lo cercava. E beh, che stava? Lei ce lo sa già. Ma che ci sapeva, un uomo ne gli faccio passo. Hanno tagliato la gola! Ma scusi, so che lei è un po' parente. Parente chi? Volevo dire amico! Amico? Che amico? Ma amico chi? A preparare i ragazzi con straordinaria efficacia è stato il regista Domenico Galasso, adattamento scenico di Alfredo Troiano. Noi li abbiamo sostenuti in ogni modo, loro ci hanno creduto, sono entrati un po' in questa storia, diciamo, complessa appunto per loro, e hanno messo in piedi questa camera chiusa. Noi avevamo scelto di aderire a questo settore, diciamo, della rappresentazione. La camera chiusa su Gadda era una cosa complicata. I ragazzi hanno provato anche con questo gioco delle mani che hanno fatto all'inizio a rappresentare questo spazio chiuso, dove però appunto l'enigma non poteva essere risolto. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato davvero positivo, li abbiamo visti lavorare, interessarsi, appassionarsi alla lettura, agli incontri con gli autori. Nel momento in cui sono diventati protagonisti hanno curato tutti gli aspetti della produzione, quindi dalla storia, ma anche vedete che hanno creato delle brochure con i racconti ideati da loro. È sicuramente un'ottima esperienza. Esperienza da ripetere? Certamente, anche perché abbiamo fatto degli incontri con una scrittrice in particolare che ci ha appassionato talmente tanto da poter scrivere, diciamo, questi racconti e presentarli. È un nostro compagno che ha prodotto la nostra musica di sottofondo, Edoardo Ranieri, che ringraziamo. Tuo nome? Diana Lapodat. Invece tu sei? Pagliarella Fabiano. Quanti anni hai? 14. Ecco, capito, insomma, siamo proprio dalle prime leve fino poi ai più grandicelli. Rifaresti questa esperienza? Sì, ovviamente è stata un'esperienza molto bella che comunque ci ha fatto crescere anche, ci ha sottoposto a delle responsabilità superiori, come ad esempio creare questi video che abbiamo fatto appunto noi. Ci siamo divisi inizialmente in dei gruppi e abbiamo creato varie storie prendendo spunto dai libri letti della Capobianchi, e successivamente abbiamo scelto quello che ci sembrava più bello, diciamo, da presentare, e abbiamo realizzato questo video. In una calda mattina a Roma, un prete che si accinge a prepararsi per la classica messa domenicale è accoltellato nella stanza dove avrebbe indossato la sua tunica. Il corpo è stato ritrovato dopo che i fedeli si pongono qualche domanda riguardo la sua assenza. Tra i presenti c'è il custode di San Pietro che, allarmato per l'insolito ritardo, si reca nella stanza e «Misericordia, Don Giorgio!». Il corpo giace in una pozza di sangue e sulla porta d'accesso sono stati ritrovati dei segni che sembrano raffigurare delle immagini. Il primo racconto è «Schiuma, vapore e fumo». La tranquillità della città di Seattle viene interrotta da un evento sconvolgente.
nella camera del Glacier Plaza viene ritenuto un cadavere. E dunque i ragazzi sono veramente entusiasmati pian piano a questa... a questo lavoro che abbiamo iniziato con uno studio del giallo che si fa al quarto ginnasio, quindi perché è previsto nel percorso antologico il genere, lo studio del genere giallo. Poi abbiamo invitato 4 scrittori, Angela Capobianchi con Enzo Verrengia, con Romano De Marco e con Giovanni D'Alessandro. E veramente tutti molto diversi, molto particolari. Abbiamo lavorato con gli scrittori, rileggendo gli autori del passato, ma anche scoprendo poi tutte le nuove, diciamo, possibilità che il giallo dà. Perciò ci siamo poi voluti concentrare sul cyber thriller, che appunto è aperto a tanti sviluppi con internet, l'informatica, Facebook. E su questo i ragazzi hanno scritto poi su tutti i tipi di gialli quasi 50 racconti, è nato un libro digitale per ora che può essere che poi in seguito si trasformerà anche in un libro cartaceo e da questo libro poi abbiamo appunto elaborato con sceneggiature che hanno scritto i ragazzi. Due sceneggiature da cui poi sono stati tratti i corti e quindi poi abbiamo letto altri 2 di questi racconti che abbiamo sempre inserito in questo libro. Sono diventato una vittima della rete, un ostaggio. Stavo per farmi un amico quando in realtà è diventato il mio assassino. Dietro ogni fortuna c'è un delitto. Un lavoro lungo e complesso quello delle scuole che ha richiesto un'intensa attività di coordinamento esercitata con abnegazione da Luigi Paluzzi. Soddisfatto anche il presidente del Rotary Club Pescara Nord, Carmine Ciofani. L'aver intrigato le scuole, quindi aver consentito loro di programmare durante l'anno lezioni con i nostri scrittori, a cui va la mia profonda gratitudine perché senza la loro competenza, preparazione ed esperienza questa esperienza del Pescara Luci Gialle forse non avrebbe potuto aprire le ali. E poi insomma questi ospiti straordinari che sono venuti da lontano, Wolf Dorn ha reso internazionale il nostro festival. Ancora appuntamenti qui al Museo Vittoria Colonna per Pescara Luci Gialle. Oggi si è parlato come primo incontro di questo pomeriggio del giallo sul web. Un parterre di splendide signore del giallo sul web nel senso di blogger, di siti che recensiscono libri gialli, noir, thriller e quant'altro, ma nel caso di Caterina Falcone anche di scrittrice. Lei è scrittrice, è di Giulianova, però insomma fa tantissimo fuori dai confini regionali anche e con una molteplicità di interessi. E anche un altro aspetto che non sapevo che mi ha così stupito, sceneggiatrice di cartoni animati oltre che autrice di cose per ragazzi. Beh, io sono piuttosto, non verrebbe da dire promiscua in senso eclettica, ma dire eclettica è troppo. Scrivo cose diverse, ho praticato la scrittura umoristica, però collaboro con la Lisciani per la stesura dei testi didattici, la progettazione, curo i testi di molti libri, filastrocche, storielle, sono sceneggiatrice assieme a Gabriella Santini che è la mitica inventrice delle Winx, del cartoon Carotina Super Bip che poi sta vivendo un bel percorso in Francia, in Polonia, insomma siamo molto orgogliosi della nostra Carotina. Ed è tutta nostra, d'Abruzzo. No, abruzzese. Sì. Parlato di giallo storico, ben 2 incontri dedicati al giallo storico, segno intanto della vitalità di questo particolare filone narrativo del giallo, ma che definirei letteratura e basta, come è stato già detto ampiamente da chi se ne intende anche più di me. Valeria Montaldi ha parlato dei suoi personaggi e mi è piaciuta molto la definizione che ha dato, ha detto io racconto la storia di personaggi che non hanno storia, intendendo per storia proprio quella storia con la S maiuscola del giallo storico, personaggi non conformi, anche ribelli, randagi o comunque emarginati, streghe come si diceva un tempo. Perché questa scelta?
Perché ritengo che sia giusto farla, soprattutto perché molti di questi personaggi, come accennavo prima, sono donne. Le streghe sono quasi tutte donne, cioè, anzi non quasi, sono tutte donne le persone accusate di stregonerie, poi condannate, mandate al rogo, eccetera. Molte delle eretiche, che sono un'altra categoria di persone che sono state perseguitate, erano donne, quindi voglio dire c'è stata tutta una serie di personaggi femminili veri, storici e anche non conosciuti che sono stati perseguitate. Io credo che sia giusto parlarne. Riflettevo proprio su un'accezione della parola strega che implica un qualcosa di demoniaco, mentre lo stregone è un po' più taumaturgico, un po' più buono. Ecco, sì, è vissuto come più buono. Devo dire che sono stati pochissimi gli stregoni uccisi o messi a rogo o anche banditi. Sono, come dicevo prima, soprattutto donne. Valeria Montaldi, autrice di romanzi di straordinario successo, già scrivere un libro cosiddetto giallo è parecchio complicato. Penso che scrivere un giallo storico lo sia forse ancora di più. Perché? Perché comunque ha già delle tracce dalle quali non si può prescindere, quindi la fantasia per certi versi è imbrigliata. Questo è il mio settimo romanzo, La Randagia, e in tutti i miei romanzi che sono precedenti, che sono stati romanzi che hanno avuto qualche venatura, chiamiamola gialla per semplificare, comunque qualche venatura noir, però non proprio come genere. Questa volta che mi sono confrontata con il giallo vero e proprio, sia nello storico che nel contemporaneo, mi sono accorta di quanto sia difficile scrivere gialli. È molto difficile scrivere un buon giallo, perché bisogna che tutti i fili si leghino, non ci deve essere niente, il romanzo non si deve sedere a un certo punto, deve esserci un inizio, una fine, un motivo per cui viene commesso un omicidio, insomma è molto difficile. Si è parlato di gialli storici e lo facciamo anche con un'altra abruzzese, ma nel mondo, con i suoi libri, Emma Pumiglio. Si è parlato anche del rigore necessario per scrivere un romanzo storico, perché comunque deve essere attanagliato ad alcuni punti fermi. Però è necessario, lei diceva, pensare con la testa di quei personaggi, cioè non basta avere il decor, la casa, i costumi e gli oggetti o le armi o quant'altro, ma ragionare proprio come personaggi dell'epoca. Questo lo trovo davvero difficile, come si fa? Si fa sempre documentandosi moltissimo, leggendo gli storici dell'epoca e vedendo tutte le scoperte archeologiche, controllando tutto quello che si sa anche da parte dei saggisti, no? Per Roma c'è una letteratura sconfinata. Pure questi storici per noi poveri romanzieri sono un problema, perché non stanno mai d'accordo fra loro. E allora là il povero romanziere si trova così, a volte frastornato, confuso. Però man mano, ecco, si trova la dimensione giusta. E io comunque devo dire che alcune interpretazioni le ho date per conto mio. È venuto in mente, no? Per esempio Shakespeare ha scritto Capolavori immortali, in cui quelle psicologie dell'epoca in molti casi sono altrettanto valide anche oggi, no? Quindi mi chiedo dove si annida poi la diversità, che è il condizionamento storico, appunto, cioè del contesto del momento, e dove invece c'è la natura dell'uomo, perché anche questo immagino sia una distinzione importante per chi scrive romanzi storici e gialli storici. Ma direi che Shakespeare è un tale genio per cui le sue opere non sono datate. Ecco, quindi le sue opere sono dei classici e saranno buoni sempre, perché Shakespeare è stato un genio e ha dato, evidentemente ha anche studiato e interpretato bene quello che doveva fare. Io voglio sottolineare anche in questo caso che Pescara Luci Gialle sta dando spazio a tantissimi autori e scrittori d'Italia e, nel caso di Wulf Thalberg, anche dell'estero, ma anche agli scrittori abruzzesi, e Emma Pumiglio è una dei nostri. Io vivo ad Avezzano, ma la mia famiglia viene da Pescara, quindi io qui sono venuta molto volentieri. Mi piace, è una bellissima città, e quindi fate bene a dare spazio a tutte queste cose e a fare cultura. E parlando di giallo storico, non poteva mancare Matteo Strucco, l'autore della trilogia dei Medici. Bisogna preoccuparsi di garantire una verosimiglianza e quindi in qualche modo uno studio attento nelle fonti, delle fonti e poi naturalmente tutta quella che è invece l'analisi storiografica, senza però in qualche modo rimanerne imprigionati. Faccio un esempio: io ho studiato a lungo
biografie di Jean Auriot e di Honoré de Balzac dedicate a Caterina de' Medici, però se mi fossi basato soltanto sulla storiografia ufficiale, che è per buona parte quella francese, probabilmente avrei dato un ritratto che è molto diverso rispetto a quello che ho provato a dare invece nel romanzo, quasi, non voglio dire in opposizione, ma sicuramente in alternativa, andando anche ad analizzare un certo tipo di scelte che il personaggio storicamente ha fatto, provando a capirne le motivazioni anche sulla base magari di altre tesi storiografiche. Quindi diciamo che da una parte c'è l'obbligo, secondo me morale, di cercare di dare una cornice la più possibile rispondente ai fatti storici, dall'altra però il romanzo offre anche tutto lo spazio per andare a riempire, come dire, no? Tutte quelle zone grigie su cui un narratore, secondo me, può provare senza modificare, ma almeno tentare di trasfigurare, ecco, i caratteri e i fatti, cercando di mantenere la verosimiglianza. I Medici fiction e I Medici trilogia di Matteo Strucola, un'uscita in contemporanea, sì, quasi. Io le chiedo, è nato prima l'uovo o la gallina? Ma non lo so, perché non conosco i tempi della fiction. Ovviamente io in realtà, diciamo, il primo romanzo è uscito il 13 di ottobre, però c'è stato ovviamente uno studio di 2 anni più la stesura, e quindi diciamo che così a me l'idea di scrivere questa trilogia è venuta grosso modo 3 anni fa, l'ho fatta con un editore con cui volevo da tanto tempo lavorare, che è Newton Compton, che aveva già dedicato 26 saggi alla famiglia dei Medici, quindi sono andato a cercare l'editore giusto per questo tipo di progetto e sono molto grato a questo editore. Non so quando è nata la fiction, diciamo che poi, come diceva Keith Richards, le idee dei Rolling Stone, le idee sono nell'aria, e se le idee sono nell'aria, se hai delle buone antenne magari riesci a catturarne qualcuna. Spesso quando vengono fuori queste fiction, c'è un po' una gara a trovare la cosa che non funziona, che non collima con i particolari storici, il dettaglio che è una forzatura piegata alle esigenze televisive. È uno sport non so quanto giusto, poi forse alla fine l'importante è che la fiction, appunto, tale è, funzioni, cioè la si faccia guardare, insomma, con piacere. È d'accordo? Sposo in pieno questa affermazione, nel senso che credo che la fiction debba anzitutto farsi guardare e debba raggiungere il maggior numero di spettatori possibile, e lo stesso naturalmente deve cercare di fare il romanzo, con delle gradazioni, diciamo così, di verosimiglianza diverso, cioè forse per la fiction, che punta molto sull'immagine, sul ritmo e sull'aspetto, come dire, immediato legato, come dire, all'immagine, appunto, questo grado di approfondimento nelle scelte, nella verosimiglianza può essere minore rispetto a quello del romanzo, ed ancora è maggiore invece l'attenzione nel caso del saggio storico. L'importante, secondo me, è che per ogni linguaggio, come dire, ci sia il grado di approfondimento corretto. Andare, come dire, a puntualizzare dettagli o fatti che sono stati, come lei giustamente diceva, in parte piegati ad esigenze, come dire, di fiction televisiva, mi sembra proprio un errore di metodologico, ecco, nel senso che non è questo quello che la fiction propone. La fiction deve cercare di raggiungere la massima platea possibile, perché magari una parte di quella platea deciderà di approfondire con romanzi, con saggi e con altro. Ora, nel futuro di Matteo Strucula, c'è il barocco veneziano e la storia di Giacomo Casanova. Casanova è una delle uscite, poi insomma ce ne saranno altre, staremo a vedere, speriamo. Magari presenteremo a Pescara Lucigiana. Ma molto volentieri, io quando mi chiamate vengo. Grazie. Grazie a voi. Questa sera c'è Antonio Manzini, uno dei nomi che in molti aspettavano, anche perché, ne parlavamo poco fa con Matteo Strucul, c'è questa eco strana che la televisione dà a volte alla letteratura. Manzini è il papà di Rocco Schiavone, quindi ha ampliato la sua platea di lettori e diciamo spettatori, anche se sono anche, magari non sono lettori, però sono spettatori. I numeri sono sicuramente diversi, però Manzini ha scritto tanto, tantissimo. Quindi vorrei chiedere come si vive con questo peso, questo fardello televisivo da scrittore.
No, se è un fardello. No, non lo è. In realtà sai che io prima facevo un altro mestiere proprio dentro la televisione, quindi è una macchina che un po' conosco. Prendendola con la leggerezza che merita, insomma. Sono contento, sono anche felice dei risultati che hanno ottenuto dal punto di vista degli spettatori, come diceva lei prima, ma anche della realizzazione soprattutto dei film. Sono contento e non voglio sembrare bugiardo, ma non ci penso. Io penso ai libri. Chiaramente non era come l'avevo immaginato, non è possibile. Ognuno di noi come lettori, no? Ogni volta che leggiamo un libro ce lo immaginiamo in maniera sicuramente diversa. Quello è il libro che ha letto il regista. E quindi va rispettata la sua visione, dal momento che lui viene data la responsabilità di metterlo in scena. Però sono felice perché molte cose la sensibilità di Michele Soavi sono uscite fuori, Marco Giallini è bravissimo, l'ambientazione è bella, l'hanno tirata fuori bene, insomma alla fine sono contento. Le cose si possono fare bene, se c'è una volontà, in questo caso c'è stata, ci siamo stati tutti attenti a fare un prodotto che ci piaceva, è uscito fuori una cosa bella. È uscito per Sellerio, io quello anche ho letto, un libricino che parla poi dell'editoria, del mondo dell'editoria in maniera direi surreale, quasi. Sì, si chiama Sull'orlo del precipizio. Ma no, mi sono immaginato questa cosa impossibile che in un paese come l'Italia si unissero le più grandi case editrici e diventassero un solo elemento, un solo individuo sociale e economico, ma non so cose che non succedono, ripeto, è stata una cosa di fantasia. Speriamo di no. No, speriamo. Non succedono e quindi c'è uno scrittore che si ritrova a dover obbedire a degli ordini editoriali piuttosto curiosi ed è la fine di una serie di scrittori che finiscono a dover agire e fare libri di consumo. Però c'è un po' di speranza, che nonostante questo monopolio terribile di questa casa editrice che è spietata, sono dei lettori, metà dei lettori che si ribellano, e quello, l'unica speranza di noi scrittori è sempre avere dei lettori attenti, quello è il più bel regalo. Manzini è di casa in Abruzzo e quindi vorrei proprio chiedere una opinione su questa prima avventura del Festival Pescara Luci Gialle, così come è stata argomentata, cioè con anche degli incontri tematici, non solo vetrina di libri o dell'ultimo libro, ma insomma si è andati ad approfondire proprio dei temi. Che ne pensa? Può funzionare? Gli vogliamo dare una seconda edizione? Assolutamente sì, anche perché particolarmente sono felice perché io passerò la serata con Romano De Marco, che è uno scrittore abruzzese bravissimo, e quindi già questo per me vale la pena venirci tre volte. E poi perché credo che il tema sia più importante della solita coda di pavone dello scrittore, che sinceramente lascia il tempo che trova. Invece magari affrontare un argomento, parlarne, sviscerarlo, è molto più interessante, soprattutto per me che devo per esempio venirlo a vedere, no? Quindi credo che sia un'ottima idea, quindi lunga vita. Una mattinata domenicale dedicata a uno dei temi più attuali, naturalmente, che potessero essere in circolazione quando si parla di gialli, di misteri e di thriller, vale a dire le profondità del web, gli hacker e in generale il cybercrime, il cyberbullismo, insomma tutto quello che è il mondo anche dell'odio in rete. Lui è un esperto in tutto quello che ho detto e molto altro, ed ha davvero interessato l'uditorio spiegando delle cose molto tecniche con un linguaggio anche molto semplice e molto comprensibile. La domanda delle domande mi è parso che alla fine fosse: quanto è giusto rischiare una violazione del proprio privato o anche del pubblico in nome di una democrazia, e quanto sia veramente democratica la rete? Trovare un equilibrio è una delle cose secondo me più difficili che ci possano essere, nel senso che la democrazia da un lato è garantita dall'hacking e dalla trasparenza e dalla rivelazione dei segreti, dall'altro c'è sempre una necessità di legalità e di legittimità delle operazioni svolte, soprattutto la legalità nei confronti, io la chiamo interpersonale, cioè nei confronti delle persone che oggi usano le tecnologie. Quindi
È vero che la tecnologia presenta dei pericoli, presenta delle minacce, presenta un costante attentato all'intimità della persona e anche ai dati più sensibili, ma dall'altro l'evoluzione tecnologica non si può fermare. Non è colpa tanto degli hacker o della criminalità informatica se tutti ormai stanno migrando con i loro dati anche più intimi e più importanti sui dispositivi telefonici. Quindi secondo me raggiungere un equilibrio tra un quadro geopolitico che sta cambiando, una democrazia che è in evoluzione e l'hacking che comunque riesce a minare la trasparenza e a far diffondere le informazioni su larga scala è una delle sfide più appassionanti di oggi. Lei ha scritto nel 2012 un romanzo su questi temi, oltre a tanti infiniti saggi, che si chiama L'ultimo hacker. È in preparazione il secondo di questa, che dovrebbe essere una trilogia, dovrebbe uscire, uscirà nel 2018. Questo ultimo hacker, che a questo punto è diventato penultimo, terzultimo direi, scritto nel 2012, quante cose sono cambiate in questo settore, in questo campo, dal 2012 a oggi? Dal 2012 al 2011, 2012 al 2017, dal punto di vista tecnologico è un'era, nel senso che sono cambiate tantissime cose. Non c'era allora l'esplosione dei social network come oggi, non c'era questa diffusione capillare dei telefonini. Secondo me è cambiato il 50%, cioè quel 50% che riguarda le persone, il loro modo di comportarsi, la loro privacy, la condivisione dei dati non è cambiato molto. Cioè i problemi psicologici di approccio alle tecnologie che c'erano allora ci sono anche oggi. È cambiato il quadro tecnologico completamente, cioè è cambiato gli strumenti utilizzati, la diffusione, la percentuale di utenti oramai connessi. Forse la cosa più importante che è cambiata da allora è che oggi l'hacking è anche politico, cioè l'hacking riguarda gli strumenti democratici, le elezioni, l'attacco ai candidati alla presidenza. Quindi prima, mentre nel 2012 era più un hacking interpersonale, cioè il violare il sistema delle persone, adesso sta diventando anche il violare gli stati. E questo è... Qui abbiamo perso un pochino, diciamo, l'aspetto voyeuristico, per così dire, dell'hackeraggio, cioè che sì, di andare a guardare al buco della serratura delle persone private, ma di guardare invece ai massimi sistemi. Secondo me sì. Oppure c'è stato un affiancamento, cioè una volta che i segreti delle persone sono facilmente individuabili, si è passati su larga scala al cercare di scoprire i segreti dello Stato. L'incontro con Giovanni Ziccardi ha chiuso la prima edizione di Pescara a luci gialle e visto che il successo c'è stato, il comitato tecnico scientifico è già al lavoro. In archivio intanto c'è l'impegno profuso quest'anno da Angela Capobianchi, Maristella Lippolis, Romano De Marco, Giovanni D'Alessandro, Giacomo D'Angelo, Ugo Perolino, Enzo Verrengia, Luigi Paluzzi, Francesca Marino, Emilio De Florentis, Pino Bruni, Diego Buta, Massimo Di Cintio e tanti altri. E naturalmente il presidente della Rotary Club Pescara Nord, Carmine Ciofani.